Buonasera e benvenuti a tutti i partecipanti. Siamo lieti di iniziare questo webinar intitolato Dialogo Ecumenico, una casa per tutti, abitare l'oikos di Dio. L'incontro è proposto dall'equipe Giovani Giustizia e Pace della CEI, un gruppo di animatori di comunità del progetto Policoro che si impegna nei territori diocesani in azioni legate alla pastorale sociale del lavoro, giustizia e pace e attenzione per l'ambiente. Quest'anno, nel contesto dell'azione concertata di giustizia e pace Europa, il focus è il tema del dialogo come chiave per una giusta transizione. A tal proposito, vorrei citare Giorgio Lapira, che ha contribuito in maniera incisiva nel suo operato alla promozione del dialogo politico, la pace tra i popoli, l'ecumenismo, la carità e il rispetto della dignità umana. Sempre attuale nella difficoltà del nostro vivere, in particolare in questo periodo pandemico, la sua visione di unità funge per noi come stella polare per raggiungere un percorso costruttivo e proficuo. In particolare, sosteneva, le generazioni nuove sono come gli uccelli migratori, come rondini, sentono il tempo, sentono la stagione. Quando viene la primavera, essi si muovono ordinatamente, sospinti da un invincibile istinto verso le terre in cui la primavera è in fiore. Portare a maturazione il seme di amore e di luce che Dio ha posto nel cuore e nella mente di ciascuno, perché il valore della vita è nel dono di sei fratelli. Dialogo, un varco senza confini. Generatore di possibilità, un luogo che diventa carne, fatto di umano, aperto alla crescita e al rispetto per poter cogliere la complessità del mondo fatto di pensieri, se delle volte appunto anche molto discordanti, ma anche di amore, di fiducia reciproca e fede. La testimonianza dei fratelli è quella piccola luce che illumina la possibilità di grandi incontri. Il dialogo ecumenico pone dunque, la grande occasione di poter camminare insieme, che ti tende la mano costruendo con tutti i passi possibili la bellezza del mondo, inebriandosi del profumo del più grande mistero. Come sostiene Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si', è la necessità di poter uscire da se stessi e andare verso gli altri che ci rende costruttori di pace. Il passo primordiale è l'incontro. Senza di questo non possono generarsi percorsi duraturi che conducono alla centralità del dialogo. L'incontro è il moltiplicatore dei nostri passi nel campo di azione del mondo, in cui è il compito di ogni singolo uomo trovare la giusta sinergia nell'ecos di Dio per vivere il bene comune e comune come appunto casa per tutti, in modo da poter avere un arricchimento reciproco giovando alla crescita di ciascuno. È una casa per tutti quando si aspetta l'alba, per poter rincontrare ogni giorno i propri fratelli. Grazie a tutti, passo la parola alla moderatrice Maria Antonia Tamanna. Grazie Nicoletta, buonasera a tutti. Io rinnovo il nostro caloroso benvenuto ai presenti, a tutti voi che vi siete collegati e che state seguendo il nostro dialogo, a Don Bruno Bignami, il direttore dell'Ufficio Nazionale Problemi Sociali e del Lavoro, che è sempre attento alle nostre richieste e ci supporta sempre nelle nostre iniziative. Un benvenuto e un grazie a Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio Nazionale Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, che ci ha supportato non solo nella realizzazione di questo incontro, ma proprio nel metterci in collegamento con i giovani, anzi le giovani delle altre confessioni che sono le nostre ospiti oggi. E poi rivolgo un caro saluto a tutti gli altri membri dell'equipe Giovani, Giustizia e Pace, e mandiamo tutti quanti un forte abbraccio a Ilaria, che non può essere presente oggi con noi per un lutto improvviso in famiglia. Il nostro dialogo ecumenico di questa sera si colloca nella cornice del tempo del creato, e tanti di voi sicuramente sapete che il tempo del creato è il periodo annuale di preghiera, di riflessione e di azione per la cura e la salvaguardia della nostra casa comune. Quindi a questo punto non perdo più tempo e do direttamente la parola a Francesco che ci introduce al momento della preghiera. Grazie Maria Antonietta, buonasera a tutti voi. Sono Francesco, membro dell'equipe Giovani Giustizia e Pace, ADC del progetto Policoro. Prima di
di indirizzarci un po' a quello che è il dialogo ecumenico di questa serata, è bene iniziare anche con un momento di preghiera. Un momento di preghiera che si declina in due momenti particolari. Allora, nel primo momento vedremo un video che è stato realizzato dalla DC del progetto Policoro per cantare, possiamo usare questo verbo per cantare quelle che sono le bellezze del creato, ma anche per sottolineare quello che è il grido della terra. E quindi un video realizzato da tutti gli ADC del progetto, da tutti gli ADC, gli animatori del progetto Policoro, che ci introdurrà nel momento di preghiera. Un'indicazione, guardiamo questo video davvero contemplando e quasi toccando con mano quella che è la bellezza del creato. Toccando con mano la bellezza del creato, ma aprendo anche le nostre orecchie e il nostro cuore a quelle che sono le necessità e il grido della terra. Grazie, Elena.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Con questo video abbiamo iniziato il nostro momento di preghiera. Come avete potuto notare, sono tante le fotografie, sono tante le immagini, sono tante le finestre che sono aperte sul nostro territorio nazionale, che hanno potuto un po' comunicarci la bellezza del nostro territorio, ma anche il grido di dolore della terra che soffre per le azioni dell'uomo. E ora ci inseriamo direttamente nella preghiera con un salmo, con il Salmo 104, che ci introdurrà direttamente a quello che è l'incontro poi del dialogo ecumenico che faremo questa sera. Il Salmo 104, come potete vedere, come potrete leggere il testo, è una sorta di canto della bellezza del creato di Dio. Fra le varie strofe del Salmo si susseguiranno tutti quelli che sono gli elementi che costituiscono il creato. La creazione del mare, la creazione dei monti, la creazione delle colline, la creazione di tutto ciò che fa parte dell'ecosistema, fino ad arrivare poi alla creazione più sublime di Dio, cioè la creazione dell'immagine di Dio stesso, cioè dell'uomo. L'uomo come abitante di questo creato, l'uomo che deve, a quale è stato dato un compito da Dio stesso, cioè quello di custodire, non di possedere, ma di costruire, ma di custodire il creato. Quello stesso creato che diventa oggi, quella che è anche la nostra azione simbolica del tempo del creato 2021, la tenda, una tenda per tutti. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei vestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
tu che distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Hai fondato la terra sulle basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite. Salirono sui monti, discesero nelle valli, verso il luogo che avevi loro assegnato. Hai fissato loro un confine da non oltrepassare, perché non tornino a coprire la terra. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Vino che allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto, e pane che sostiene il suo cuore. Hai fatto la luna per segnare i tempi e il sole che sa l'ora del tramonto. Stendi le tenebre e viene la notte. In essa si aggirano tutte le bestie della foresta. Ruggiscono i giovani leoni, incerti e di preda, e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle loro tane. Allora l'uomo esce per il suo lavoro. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. Voglio cantare al Signore finché ho vita. Canterei inni al mio Dio finché esisto. A Lui si è gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Benedici il Signore, anima mia. A te, Elisabetta. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Guenzi, animatrice di comunità di progetto Policoro, diocesi Massa Carrara Pontremoli. Porto anche i saluti di Ilaria De Stefano, animatrice della diocesi di Reggio Calabria Bova, che appunto questa sera non si è potuta collegare. Il webinar che presentiamo oggi si basa su quello che è il tema del dialogo. Dialogo visto come una chiave per una giusta transizione. Proprio per questo l'equipe Giovani Giustizia e Pace si sta impegnando a promuovere delle dinamiche virtuose che sono volte a sensibilizzare sulla custodia del creato, sulla giustizia sociale e sul bene comune, partendo sempre da quelli che sono i valori che derivano dalla dottrina sociale della Chiesa. Proprio nel 2019 il movimento Laudato Si ha analizzato 4 tematiche fondamentali su cui si fonda anche il lavoro di noi giovani dell'equipe Giustizia e Pace. Il primo tema è quello della giustizia sociale, in quanto è evidente che l'attuale ingiusta distribuzione delle ricchezze e delle opportunità è nel mondo, ma abbiamo anche altri problemi che affliggono la nostra società, come la povertà, l'esclusione sociale, e tutto ciò sta provocando conseguenze disastrose a livello demografico, culturale e anche sociale. Seconda tematica su cui il movimento Laudato Si si è fondata è quella della cura dell'ambiente naturale, quello che noi appunto chiamiamo creato. E tutto ciò è avvenuto a causa dell'inaccettabile livello di scarto alimentare, che è sempre molto alto. E questo indica la predominanza di un modello di produzione e di consumo che è nettamente opposto alla virtù della temperanza ed è dannoso per il nostro ambiente. Terza tematica da non sottovalutare è quella della pace globale. In considerazione alle esportazioni multiple di armi in aree di guerra e di conflitti armati che sono contrari a quelli che sono gli accordi esistenti tra gli Stati membri. Ultima tematica fondamentale e collegata a tutte le altre è quello del rispetto dei diritti umani. Alcune società europee, specialmente quelle più grandi che sono collocate nel mondo, operano con modalità tali da andare a violare quelli che sono i diritti umani.
Non dobbiamo sottovalutare infine quello che è il periodo che stiamo vivendo, un periodo molto complicato dove sempre più forte si fa il grido della nostra terra che sta bruciando da nord a sud in tutto il mondo ed è anche grande il grido dei popoli, i popoli che chiedono il rispetto dei diritti umani. Ecco perché noi giovani dell'Equipe Giustizia e Pace riteniamo importante continuare a focalizzarci su questi temi fondamentali, fondamentali per noi ma anche per l'altro. E tutto ciò lo possiamo fare attraverso l'incontro, attraverso il dialogo. Ecco perché vi invito a non perdere la speranza ma a continuare tutti insieme, come stiamo facendo questa sera, a ricostruire l'Oikos di Dio, una casa per tutti. Lascio adesso spazio a Maria Antonietta e al dialogo ecumenico. Grazie Elisabetta. Siamo pronti infatti per entrare nel vivo del nostro dialogo e le nostre ospiti, che ormai sono tre nostre amiche, perché giovani come noi, che siamo animatori di progetto politico, coro, che siamo animatori Laudato Si, comunque entrambi gli animatori, ma insieme alle nostre amiche di oggi, comunque condividiamo la sensibilità verso i temi di giustizia, pace, cura del creato, educazione delle nuove generazioni, e in più poi condividiamo anche il rilancio delle nostre comunità attraverso proprio queste azioni legate alla pastorale sociale e del lavoro. Abbiamo con noi oggi Elisa Giusan, in rappresentanza della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, che frequenta il quarto anno di teologia presso la Facoltà Avventista di Teologia Villa Aurora di Firenze. Con noi c'è Cindy Genre della Chiesa Evangelica Valdese, che studia alla Facoltà Valdese di Teologia e da quasi un anno frequenta la sua facoltà a distanza perché vive nelle valli valdesi, dove alcune domeniche al mese tiene il culto proprio nelle chiese valdesi delle valli, e si occupa, ci teneva a sottolineare, per lo più a livello individuale, di riavvicinare i giovani alle comunità e soprattutto di riformare ancora una volta l'idea di chiesa. E poi con noi c'è Gabriella Serra per la Chiesa Cattolica, che sta concludendo il suo percorso di studi in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È stata presidente nazionale della FUCI dal 2017 al 2019. Ha partecipato alla riunione presinodale nel 2018 del Sinodo dei Giovani come rappresentante del mondo giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, è delegata adesso per la sua diocesi alle Settimane Sociali di Taranto. Tutte e tre le ospiti condividono l'impegno, ma anche una carica diversa all'interno del direttivo dell'Amicizia Ebraico-Cristiana Giovani. Noi a questo punto parliamo con il segretario dell'Amicizia Ebraico-Cristiana e siamo curiosi di conoscere di che cosa si tratta e come è nato questo settore giovani. Gabriella, a te la parola. Grazie, grazie a tutti, grazie dell'invito a partecipare oggi. Faccio appunto un grazie generale, ecco, vi parlo dell'Amicizia Ebraico-Cristiana da un punto di vista storico, perché noi siamo giovani, però l'Amicizia Ebraico-Cristiana in realtà ha delle radici che nascono appunto dall'azione dello storico francese ebreo Jules Zak, che negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale inizia a fare delle ricerche sul tema dell'antigiudaismo cristiano. In un momento in cui lui non si trovava in casa, la Gestapo porta via la sua famiglia. A quel punto lui corre in stazione, ecco, per consegnarsi ed essere deportato insieme a loro, ma trova un biglietto che la moglie gli ha lasciato, ha lasciato cadere dal treno in cui l'hanno caricata per deportarla nei campi di concentramento. Con questo biglietto gli dice: continua a fare quello che stai facendo, cioè porta avanti gli studi su questo tema. Quindi lui decide di non consegnarsi e, continuando a nascondersi, continua il suo studio. Quindi durante gli anni della Shoah scrive il libro Gesù e Israele, nel quale raccoglie e smonta uno ad uno tutti i principali pregiudizi cristiani nei confronti del giudaismo. Da questo suo testo e da questo suo impegno insieme ad altre figure dell'ebraismo e del cristianesimo, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nascono così le Amicizie Ebraico-Cristiane,
in Francia, in Svizzera e poi anche in Italia, inizialmente soprattutto a Firenze, con il contributo tra gli altri di Giorgio Rapira. E poi ovviamente anche in altre città italiane. L'amicizia ebraico-cristiana è presente e attiva ancora oggi attraverso vari gruppi e sono appunto delle associazioni il cui scopo è, e cito, di favorire e sviluppare la conoscenza, la comprensione, il rispetto e l'amicizia tra ebrei e cristiani in una prospettiva di apertura e di dialogo con le religioni e gli uomini tutti, al fine di creare una convivenza umana dalla quale si è esclusa per sempre ogni forma di incomprensione e di odio. Nel 1960 Jules Zak viene ricevuto da Papa Giovanni XXIII. In questo incontro di circa 20 minuti, Jules Zak chiede al Papa, dice al Papa che ha la speranza che la Chiesa Cattolica compia dei passi importanti per un nuovo rapporto con l'ebraismo. E il Papa gli risponde, lei ha diritto a qualcosa in più di una speranza. E quindi affida al cardinale Bea, che è un gesuita, il compito di redare un documento sul rapporto tra cattolicesimo ed ebraismo. Quel documento verrà poi ulteriormente elaborato, inserendo anche le altre religioni, ed è il documento che oggi noi conosciamo come Nostra Aetate. Da lì in poi il dialogo si espande. Nel dicembre del 1980 iniziano i colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli, che per l'Italia rappresentano una svolta importante perché per la prima volta si dà un carattere nazionale ad un movimento per il dialogo ebraico-cristiano in Italia. Da allora ogni anno, il primo anno in realtà in cui non si sono svolti è stato il 2020 per via del coronavirus, i vari gruppi si incontrano a Camaldoli e questi gruppi dal 1988 si riuniscono in una federazione che le rappresenta a livello internazionale all'interno dell'International Council of Christians and Jews. Quest'estate si è creato un gruppo di amicizia ebraico-cristiana giovani, ed ecco che quindi veniamo a noi. Questo gruppo nasce proprio dai colloqui di Camaldoli, ai quali alcuni di noi avevano partecipato negli anni e avevano il desiderio di portare avanti il dialogo ebraico-cristiano tra i giovani. Di solito questi gruppi avevano una dimensione territoriale, ma la nostra specificità è che, essendo noi giovani in un mondo che cambia molto velocemente, le distanze, poi abbiamo visto anche soprattutto con il Covid, il fatto che si vive in diverse città, oppure che si cambia spesso città per studio, per lavoro, insomma per svariati motivi, noi abbiamo deciso di creare questo gruppo su scala nazionale, trovandoci tendenzialmente due volte l'anno in presenza, a dicembre ai colloqui di Camaldoli e una volta in estate. Poi sono previsti degli incontri mensili su Zoom, che sono di autoformazione sui temi del dialogo, oppure seguendo il cammino dell'anno, che quest'anno appunto vorrebbe lavorare sulla questione della cultura popolare giovanile di oggi, quindi attraverso le serie TV e i film, in rapporto alle nostre religioni. Se avete delle domande o siete interessati, potete contattarci anche attraverso la nostra pagina Facebook. Grazie, ecco, ho fatto. Grazie Gabriella, grazie. Stavamo riflettendo sul fatto con le ragazze, ieri ci siamo viste un attimo e stavamo riflettendo sul momento storico che stiamo vivendo, perché in un momento così, in una società che è provata dalla pandemia di Covid-19, più dalle crisi sociali e dalle crisi ambientali, il dialogo, che è anche il tema dell'azione concertata delle commissioni di tutta l'Europa di giustizia e pace, quindi della commissione giustizia e pace Europa, appare come l'unica chiave per una giusta transizione. E a questo punto volevamo chiedere la vostra opinione su come le nostre comunità possono dialogare e collaborare per ricostruire la casa comune che tante volte è messa a repentaglio proprio da forze avverse. E volevamo anche chiedervi che peso secondo voi sta avendo la pandemia Covid proprio in questo senso. Non so, Cindy, vuoi iniziare tu? Sì, volentieri. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitata. Allora, questa domanda è molto interessante e mi ricollego anche un po' a quello che ha appena detto Gabriella, perché secondo me il punto di inizio dove
iniziare ad instaurare un dialogo e sempre comunque l'amicizia e il confronto. Questo perché anche nella situazione in cui ci troviamo, ma anche nel mondo in cui ci troviamo, dove spesso l'inimicizia sul diverso, su chi la pensa diversamente, comunque su chi non è come voi, sta aumentando e sta pericolosamente ricadendo anche verso sentimenti più di odio che di altro. E quindi secondo me si può partire benissimo dall'amicizia, quella che anche in questo periodo di Covid è mancata un po' sull'aspetto fisico, perché i giovani si sono ritrovati a dover stare nelle case, a non poter uscire a incontrarsi, e quindi si sente, secondo me hanno sentito e si sente proprio questa necessità che forse si era un po' dimenticata anche da tutta questa tecnologia e social media che sembra bastarci e invece non ci basta. E quindi l'amicizia da iniziare come? Con il confronto, con il riunirsi. I giovani hanno un'enorme potenzialità e hanno delle grandi idee su quello che vorrebbero fare, su come cambiare. Hanno comunque il loro futuro in mano e i giovani hanno molte potenzialità. Quello che è importante è dargli il giusto spazio e conformare anche il luogo, in questo caso la casa, in questo caso la nostra casa, perché poi la casa di Dio è creata dalle persone. Ad esempio noi valdesi ci teniamo molto a sottolineare che la chiesa non è un edificio, la chiesa è la comunità, sono le persone che si incontrano, e la chiesa di domani sarà quella dei giovani che cresceranno, e i giovani possono riunirsi, che siano protestanti, che siano cattolici, che siano ebrei, come dicevamo prima, devono unirsi, conoscersi e essere educati, soprattutto essere educati anche al dialogo, perché il dialogo è molto importante, discutere, capire, conoscere, perché poi la cosa peggiore è la paura poi che si forma dall'ignoranza, da quello che non si conosce. Quindi questo esempio anche dell'amicizia ebraico-cristiana secondo me è una cosa molto importante e può dare un esempio di dialogo. Grazie. Elisa, ti va di darci la tua opinione? Buonasera, innanzitutto vi saluto. Allora, per la domanda, io vorrei ripartire, per rispondere alla domanda, vorrei ripartire da quello che è stato detto anche nell'introduzione, ovvero che Dio ha messo sotto la nostra responsabilità, ovvero sotto la responsabilità degli esseri umani, la cura della casa comune, il creato. Seppure sappiamo benissimo che le piante e gli animali non sono stati creati a immagine di Dio come invece lo è stato l'essere umano, sono pur sempre opera sua e noi abbiamo il compito, il dovere di prendercene cura. Sin dall'inizio Adamo ed Eva hanno avuto la responsabilità di occuparsi del giardino e dell'ambiente circostante. Ecco perché anche noi non dovremmo sfruttare, sopraffare quello che Dio ha affidato alle nostre cure. Se dovessimo fare una perlustrazione, se ci dovessimo guardare attorno, ci renderemmo conto che le emissioni di gas nocivi, la distruzione massiccia delle foreste pluviali americane e il cosiddetto effetto serra stanno minacciando l'ecosistema terrestre. Basti pensare ad esempio al surriscaldamento globale, no? Alle temperature che stanno aumentando, e come ad esempio è capitato in Italia l'11 agosto di quest'anno, quando è stato calcolato a Siracusa che si sono toccati i cosiddetti 48,8 gradi, chiamato anche il nuovo record europeo di caldo. La crisi ecologica, da come possiamo notare, affonda ha le sue radici, a mio parere, nell'avidità umana e nel rifiuto di praticare una buona e fedele gestione delle risorse non rinnovabili. Forse ci staremmo domandando, allora c'è una soluzione a questo?
Beh, una soluzione potrebbe essere forse promuovere insieme uno stile di vita sano, secondo il quale le persone non si lasciano prendere dalla sfrenesia, dal consumismo eccessivo, dall'accumulo di beni e dalla produzione di rifiuti. È necessaria una riforma dello stile di vita basata sul rispetto della natura, sulla moderazione nell'uso delle risorse che la natura, che il nostro pianeta ci offre, e sulla rivalutazione delle nostre esigenze in quanto individui. La pandemia da Covid-19 sicuramente ha messo in rilievo varie dinamiche sociali, anche all'interno delle nostre comunità, come ad esempio il bisogno e la necessità di incontrarsi, di condividere la parola del Signore, di lodarlo e pregare insieme. Questo, a mio parere, ci può essere di insegnamento, ovvero ci può condurre verso la consapevolezza che ciò che abbiamo, che ciò che ci è stato donato è prezioso e va custodito con cura e responsabilità. E non parlo soltanto dal punto di vista della natura, ma anche dei momenti dell'essere umano, della persona che ci sta accanto, che Dio ci ha donato. Grazie Elisa. E adesso passo la parola a Gabriella. Sì, allora, ripartirei ecco dalla parola dialogo, che appunto l'abbiamo già detto in tanti modi, in tanti diversi interventi, è importantissimo. Il dialogo, però, è necessario non solo a livello religioso, ma anche nella società, civile. Dobbiamo imparare anche a capire che cosa, significa dialogo, perché dialogo significa ascoltare, rispettare. La nostra società, purtroppo, è sempre più individualista, ha messo a repentaglio, la casa comune, proprio perché è venuta meno la capacità di ascoltare, di accettare l'altro, di prendersi cura, ecco, di quanto ci sta intorno. In questo contesto, le comunità religiose possono essere da esempio, possono fare da esempio anche per la società civile e quindi essere capaci di dialogare e collaborare, per costruire insieme un mondo che sia più giusto, più solidale, più ospitale, mettendo al centro, la persona nella sua interezza. Nel dialogare, però, dobbiamo riconoscere le nostre differenze, riconoscendole come valore prima di tutto, perché è da qui che si può costruire qualcosa che sia solido, quindi che abbia delle buone fondamenta. E quindi dobbiamo imparare a riconoscere la diversità come un valore e non una minaccia. L'esperienza del Covid, sta mettendo a dura prova la nostra società e le nostre comunità. Le persone si sono allontanate e le disuguaglianze si sono ampliate, solo unendo le forze e quindi cercare di essere capaci di questo sforzo comune, solo in questo modo possiamo costruire dove c'è distruzione e unire dove c'è divisione. Papa Francesco, nella Laudato Si', ci dice che ci troviamo di fronte a una sfida educativa. E il nostro compito, secondo me, deve essere quindi anche un compito di formazione, formazione al dialogo, all'ascolto reciproco, al rispetto dell'altro, sempre e comunque. E è un lavoro che dobbiamo fare a partire dai bambini, certamente, anche se deve poi riguardare tutti. Sua Eminenza, il Cardinal Bassetti, ha detto che bisogna rispondere, dobbiamo rispondere alla dilagante intolleranza con formazione e dialogo. Quindi aggiungerei soltanto che partendo dalle basi, quindi veramente dai bambini, dai ragazzi, investendo nella formazione, possiamo iniziare a ricostruire la casa comune. E noi giovani certamente abbiamo una grande responsabilità per il futuro, per portare avanti questo impegno e realizzare questo progetto.
Infatti, mi viene in mente un'altra frase di Papa Francesco che dice che al cuore di ogni dialogo sincero c'è innanzitutto il riconoscimento e il rispetto dell'altro. Quindi questa è la base per creare il futuro. Abbiamo parlato quindi di questa casa di Dio che ci è stata affidata e abbiamo parlato anche di diversità. E a questo punto la domanda che ci poniamo è: in questo oikos di Dio, allora parlando di diversità, qual è il posto dei più vulnerabili e secondo voi come possiamo collaborare per salvaguardarli? Non so, Elisa, vuoi darci tu la tua opinione? Sì, allora, innanzitutto secondo me dovremmo partire proprio dalla domanda e capire un dettaglio, ovvero chi sono i più vulnerabili? Chi pensiamo noi che siano i più vulnerabili? Una volta, un sabato, mi ricordo che in chiesa a Firenze, nella chiesa avventista di Firenze, il mio decano della facoltà e nonché pastore, Saverio Scucimarri, ha introdotto il tema, della disabilità e come il disabile viene visto all'interno della società e della Chiesa. Una cosa interessante che ha detto questo mio professore è che ci sono stati tempi e anche luoghi e che tuttora ci sono, dove le persone con disabilità non venivano viste come persone, venivano considerate come se fossero degli esseri subumani. E ha citato come esempio la leggenda secondo cui nell'antica Sparta i bambini nati con disabilità venivano buttati dalla rupe. Ancora oggi i bambini che nascono con disabilità, la nascita di questi bambini viene percepita come una grande disgrazia, un ostacolo. E ovviamente queste realtà che ho appena citato, sono realtà comunque estreme. Le realtà più diffuse, tuttavia, sono quegli atteggiamenti discriminatori che comportano l'esclusione dalla vita sociale dei disabili. Ora, se ci dovessimo soffermare a pensare, ci renderemmo conto che in fondo, anche come dice la teologia della disabilità, siamo tutti esseri con delle limitazioni, tutti quanti. Soltanto che il mondo in cui viviamo, che noi abbiamo strutturato, mette in risalto, in luce, alcuni limiti che non sono funzionali rispetto al modo in cui abbiamo costruito la nostra società. E questo non è un fatto quindi tanto strutturale, bensì un fatto sociale e culturale. Per spiegarmi meglio, cito l'esempio che il mio stesso pastore Saverio Scucimarri aveva citato nel suo sermone. Se dovessimo stare all'interno di una società in cui tutte le persone sono basse e c'è una persona alta, questa persona alta che magari ha un quoziente intellettivo normale, non ha problemi, il suo unico, tra virgolette, problema è essere troppo alto, verrebbe classificato come disabile, seppure non abbia nessuna disabilità psicologica. Ora, andando avanti, in quanto dopo questo esempio possiamo considerare che noi, come ho detto, potremmo considerarci come esseri limitati. Possiamo dire che dinanzi a Dio siamo tutti disabili. Perché dico questo? Perché, infine, se ci pensiamo, sono infinite le cose che Dio può fare e che noi non possiamo fare, e dinanzi a questo io mi rendo conto di essere disabile, limitata. L'essere umano è stato creato a immagine di Dio, come possiamo leggere in Genesi capitolo 1, versetto 27. Quindi siamo tutti a immagine di Dio ed esseri limitati.
anche coloro che noi classifichiamo come disabili. Allora, forse vi stareste domandando cosa potremmo fare noi affinché non ci siano più emarginati sociali, affinché i disabili non vengano più emarginati socialmente. Credo che la risposta sarebbe, seppur un po' scontata, è che dovremmo essere più inclusivi e creare attività più inclusive e qui dare il via libera all'arte della creatività, perché dobbiamo ricordarci che anche le persone che noi reputiamo disabili, che hanno magari una limitazione non solo psicologica, intellettiva o fisica, fanno parte dell'oikos di Dio e sono e possono essere missionari di Dio. Grazie Elisa. Cindy, ci vuoi dare la tua opinione? Allora, visto che Elisa ha già comunque trattato bene questa parte dei disabili, io sono anche molto dell'opinione di chi sono i vulnerabili in una comunità o in una società. I vulnerabili possono essere tanti, perché possono anche essere quelle persone anziane che sono da sole, che si trovano in quel momento senza famiglia, che magari stanno affrontando delle problematiche, possono essere degli adolescenti in crisi, che stanno affrontando anche loro le loro problematiche di salute o comunque della loro esistenza, possono essere tante persone vulnerabili, possiamo essere anche noi vulnerabili, perché tutti possiamo affrontare dei periodi o comunque attraversare dei momenti della nostra vita in cui abbiamo forse più bisogno di altri in quel momento. Abbiamo bisogno soprattutto di qualcuno che capisca il nostro bisogno e ci aiuti in qualche modo a sentirci parte di questo mondo, parte di questa casa di Dio, parte di una comunità di persone, di fedeli, di credenti. E quindi secondo me, visto che noi abbiamo scelto di essere parte comunque di una comunità cristiana, cattolica, evangelica, valdese, qualsiasi tipo di comunità, che poi alla fine siamo tutte persone, siamo tutti esseri umani, siamo tutti noi, e quindi le differenze sono minime fino a un certo punto. Ecco, allora è quello secondo me l'importanza che bisogna dare al posto per i vulnerabili, lasciare lo spazio per loro, fargli capire che sono accolti, che c'è bisogno di qualsiasi persona con i suoi problemi, con le sue difficoltà, con le sue differenze, perché siamo alla fine tutti diversi, chi più, chi meno, ma alla fine siamo tutti diversi. Ecco, allora secondo me è questo. E deve partire dall'educazione. Dall'educazione, secondo me, è sempre un buon passo, perché molte volte lo si vede non solo nelle comunità, ma anche nella vita di tutti i giorni, come a scuola, perché i disabili o chi ha problemi viene trattato diversamente, perché molte volte non si sa o le persone non sanno come comportarsi, non sanno come agire con queste persone, con queste disabilità, ma così funziona anche per altri problemi, come può essere il bullismo o tante altre cose, come può essere la solitudine, una malattia grave. Ecco, quindi ci vuole educazione anche ad affrontare queste cose. E noi che facciamo parte di una comunità di fedeli e andiamo la domenica o il sabato o qualsiasi altro giorno in chiesa a sentire un culto, a sentire una messa, oppure siamo noi stessi a celebrare queste cose. Ecco, diciamo anche spesso tante belle parole, tante cose belle. Parliamo dell'amore verso il prossimo, parliamo dell'essere tutti uguali, parliamo del portare avanti le nostre idee, lodiamo il Signore. Ecco, però non serve, non basta solamente la parola, ci vuole anche l'azione, ci vuole anche qualcuno che prenda in mano queste problematiche e dica: ok, c'è davvero un problema qua. Come ad esempio io nella mia chiesa lo vedo e posso dire che i vulnerabili sono molto di più i giovani rispetto ai disabili, perché
perché nella mia chiesa vedo che comunque c'è apertura verso il disabile, verso comunque anche il diverso. Su questo sì, c'è apertura, cioè non c'è una chiusura, però non si vuole cambiare. In questo momento il nostro problema e i vulnerabili sono i giovani, perché non riescono a trovare il loro posto nella chiesa. Per le generazioni sono cambiate, i giovani la pensano diversamente e si trovano a dover stare in una chiesa che è vecchia in questo senso, non ha più i loro spazi, ecco, e loro non vengono ascoltati, non vengono capiti, non vengono accettati nel loro spazio, quindi è quello che bisogna fare. E i vulnerabili possono essere chiunque, e che bisogna anche essere umili e capire che forse qualche volta bisogna anche cambiare e mettersi in gioco e si ha ancora molto da imparare. Quindi secondo me la casa di Dio è in continuo cambiamento e bisogna accettare questi cambiamenti ed andare avanti, perché la casa è accoglienza, Dio è amore e ci accoglie, e noi come esseri umani dobbiamo agire in questo senso e accogliere e magari anche cambiare, qualche volta fare un passo indietro noi per far entrare qualcuno. Grazie Cindy, grazie. Gabriella? Tuo turno prima dell'ultimo giro di opinioni, certo. Sull'ultima domanda. Sì, purtroppo sta finendo il nostro cerco tempo. Di stringere assolutamente. Mi metto sulla scia di Elisa e Cindy, che già ampiamente hanno risposto, ecco, alla domanda, e posto che abbiamo già detto che chiunque è vulnerabile, tutti siamo vulnerabili in qualche modo, quindi come possiamo collaborare per salvaguardare i più vulnerabili allora? Che cosa effettivamente possiamo fare? Partirei dal coltivare le relazioni, quindi non dimenticando nessuno, non lasciando indietro nessuno. Questa sarebbe la mia risposta, perché la casa di Dio è il luogo di tutti, è il luogo dove tutti possono appunto sentirsi a casa. Spetta a noi, a ciascuno di noi, fare in modo che la casa di Dio sia la casa di tutti, dove anche i più fragili, i più vulnerabili, i più deboli abbiano il loro posto, si sentano accolti, si sentano amati e si sentano appunto a casa. Perché casa è il luogo dove c'è amore, e l'amore di Dio è immenso, è per ciascuno. Però di questa casa che ci è stata donata dobbiamo prenderci cura, e a maggior ragione allora dobbiamo prenderci cura delle persone che la abitano. Siamo tutti diversi, ma siamo tutti fratelli. Nella casa di Dio non ci dovrebbe essere distinzione tra ricco, povero, malato, sano, perché tutti dobbiamo sentirci accolti. Allora spetta a noi, questo è il nostro compito, spetta a noi salvaguardare questo diritto all'amore, questo diritto alla dignità. Ecco. Grazie. Cindy poco fa diceva che noi giovani siamo i vulnerabili. Allora vi chiederei a questo punto, chiederei a ognuna di voi di condividere un'esperienza personale nella quale vi siete sentiti parte della casa comune e avete capito che siete proprio voi, cioè il tu, l'individuo, a fare la differenza. Elisa? Fare la differenza potrebbe essere sia difficile che facile, dipende da come viene fatto. Con quale spirito viene fatto. Ci sono più momenti, esperienze personali in cui mi sono sentita far parte della casa comune. Uno di questi momenti che potrei citare forse sicuramente è l'attività scoutistica all'interno della mia comunità. Sin da piccola ho frequentato gli scout e quasi sempre ho avuto modo di partecipare ad iniziative sociali di beneficenza assieme al mio club locale, come per esempio la raccolta alimentare. Devo dire che quando sai che con il tuo piccolo contributo puoi fare la differenza, questo ti fa stare bene e ti procura benessere, ti soddisfa. Non pensare solo a se stessi è difficile, impegnativo, ma non impossibile, perché
perché quando sappiamo che non siamo soli, quando sappiamo che al nostro fianco c'è il Signore, noi abbiamo una marcia in più e possiamo andare avanti. Grazie. Cindy, secondo te la tua esperienza qual è? Io molto brevemente posso dire che la mia esperienza è in quasi tutti i giorni, perché la mia esperienza, cioè io mi sento parte di una casa, parte di qualcosa quando incontro delle persone, quando ci parlo assieme, quando vedo che portare avanti determinate battaglie o determinate idee, ecco, non si è da soli, anche se a portarle avanti sì e magari in certi momenti sì, però quando si trovano poi dei riscontri, perché non lo si fa solamente per se stessi ma lo si fa anche per gli altri, quindi io nel mio piccolo mi sento sempre parte di questo, anche se in certi momenti non vengo capita o vengo anche in un certo modo allontanata o respinta, ecco, però io non mi sento mai fuori posto, non mi sento mai fuori da questa casa, perché alla fine c'è sempre qualcuno che ti vuole stare accanto, come tutti i giorni anche il Signore, ecco. Gabri? Eccomi. A te la parola. Allora. Anche per me, come diceva prima Elisa, il mondo dell'associazionismo è stato fondamentale nel mio percorso di crescita, nelle esperienze che ho vissuto nell'Azione Cattolica, ma soprattutto nella FUCI. Ho imparato a prendermi cura dell'altro, ad ascoltare l'altro, anche i silenzi, che a volte dicono più delle parole. Ho imparato anche a prendermi cura dell'altro nel mondo che abitiamo, se sia l'università, che sia l'ufficio, che sia la parrocchia. Quindi nella società, nel mondo del lavoro, nella vita di tutti i giorni, quindi proprio la quotidianità, dobbiamo essere portatori di un seme di speranza, ecco. Io sono cresciuta imparando che un piccolo gesto, che a partire da un semplice sorriso, può fare la differenza, quindi ciascuno di noi può fare la differenza, ed è proprio nella relazione e nel dialogo che si cresce e che possiamo crescere insieme. Grazie. Un semplice grazie non basterebbe per tutti i contributi, per il contributo che ci avete dato e tutte le grandi riflessioni che comunque sono uscite fuori. E al posto del grazie io vi saluto con un'altra frase di Papa Francesco. Dobbiamo essere costruttori di pace e le nostre comunità devono essere scuole di rispetto e di dialogo con quelli e di altri gruppi etnici o religiosi, luoghi in cui si impara a superare le tensioni, a promuovere rapporti equi e pacifici tra i popoli e i gruppi sociali e a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire. Mi sembra che questa possa riassumere un po' tutto quello che ci siamo dette. E a proposito poi di coltivare le relazioni, quello che è uscito fuori anche da questo nostro dialogo, abbiamo deciso con Elisa, Cindy e Gabriele di mantenere il nostro gruppo WhatsApp per continuare a condividere tutte le nostre attività, condividere tutto ciò che facciamo, così ci teniamo in contatto e quindi con queste relazioni possiamo cominciare, continuare a dialogare e a collaborare. Allora, intanto vi ringrazio per essere state qui con noi, ringrazio di nuovo Don Giuliano per averci dato l'opportunità di poterci mettere in contatto e collegarci tra di noi. E, visto questo nostro appuntamento di oggi, in qualche modo dà l'avvio agli eventi del Tempo del Creato. C'è tempo fino al 4 ottobre, ma visitate il sito seasonofcreation.org, scegliete la lingua italiana, pensate ad un evento, registrate l'evento e così poi facciamo vedere tutta la nostra azione per il tempo del creato. Per i ragazzi
ragazzi, per gli animatori del progetto Policoro, possono anche farlo conoscere, informare Piero dell'Ufficio Nazionale dei Problemi Sociali e del Lavoro, che aggiorna quotidianamente il sito con tutte le attività che escono fuori dalle varie diocesi. E il tempo del creato, abbiamo detto che è anche l'opportunità non solo di organizzare eventi, ma è l'opportunità anche di riscoprire modi diversi di vivere con il creato. Vivere con il creato e abitare l'oikos di Dio significa anche ascoltare il grido della nostra terra e quindi mobilitarci per la sua difesa. Noi lo possiamo affrontare insieme questa sfida, la sfida della biodiversità e la sfida anche dell'emergenza climatica, e possiamo garantire un'azione globale equa per rispettare la terra. Noi lo possiamo fare rivolgendoci quest'anno in due occasioni importanti ai leader mondiali nelle conferenze delle parti di quest'anno: la COP15 sulla biodiversità e la COP26 sui cambiamenti climatici. Possiamo chiedere loro delle decisioni diverse, ma delle decisioni più significative per la salvaguardia della nostra terra, e noi lo possiamo fare sottoscrivendo la petizione Pianeta Sano, Persone Sane. Io a questo punto darei la parola a Francesco, che ci introduce al momento finale di preghiera e di riflessione con Don Bruno e Don Giuliano. Grazie mille, grazie per questo momento davvero formativo, davvero arricchente, che ci fa capire quanto è importante, come dice Papa Francesco, innescare dei processi di trasformazione, o usiamo un suo termine, di conversione, per davvero custodire quello che è il nostro creato, quello che è la nostra casa, quello che è il nostro oikos. A proposito di oikos, sappiamo bene come il tempo del creato, anzi il simbolo del tempo del creato 2021, è proprio il simbolo della tenda. E a proposito della tenda, sarà proprio Don Bruno Bignami che ci introdurrà un po' al valore di questo simbolo, al valore simbolico della tenda. Che cos'è la tenda? Qual è il valore della tenda? E perché probabilmente è la tenda il simbolo di questo tempo del creato 2021? Grazie Don Bruno. Grazie a voi. Un caro saluto a tutti. Ho seguito con molta attenzione il vostro dialogo, molto bello. Quello che suggerisce l'immagine della tenda è innanzitutto il fatto che è un luogo facilmente accessibile. Questo è interessante, perché mentre una casa, per costruire una casa anche ci vuole tanto tempo, una tenda è luogo agile. È agile, e questo ci dice anche un modello di abitare il pianeta. Ed è proprio il tema di quest'anno, una casa per tutti, rinnovare l'oikos di Dio. Sappiamo che oikos vuol dire casa, parola greca, e che ci ricorda come abitare significa innanzitutto stare dentro delle relazioni, non tanto possedere dei luoghi. E questa tentazione di fermarsi al possesso di un luogo o alla conquista di un luogo, pensando che così posso avere uno spazio da abitare, è l'illusione che ha attraversato tante volte l'umanità. Basterebbe vedere l'illusione del fare la guerra per conquistare l'altro e riuscire a mettere le mani sul territorio dell'altro. Ed è fondamentale però capire come l'abitazione è un luogo relazionale. L'immagine della tenda è molto bella, perché va innanzitutto a quel episodio biblico di Genesi 18 di Abramo, che ospita, Abramo e Sara ospitano nella loro tenda tre estranei, che poi si rivelano essere angeli di Dio, che gli annunciano appunto quella che sarà la futura maternità di Sara. E quindi la tenda diventa un luogo dove può essere ospitale per tutti, dove ognuno può trovarsi a casa, proprio perché dell'immagine della tenda anche che vogliamo presentare, di una tenda aperta ai quattro lati, dove ognuno può entrare da qualsiasi luogo, da qualsiasi parte, ognuno può essere ospitato. Mi veniva in mente anche la bellissima frase della lettera agli Ebrei, al capitolo 13, al versetto 2, dove si dice: non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. Questo sicuramente è valso per Abramo, ma vale per ciascuno di noi. Basterebbe pensare alle grandi questioni del nostro tempo, non ultime quelle dell'immigrazione, no? Di
popoli che si spostano a causa di guerre e a causa anche di cambiamenti climatici, di terra che diventa inospitale, che ha bisogno invece di altri luoghi ospitali per la vita. Tutto questo ci ricorda appunto l'immagine della tenda. Da ultimo riprendo il fatto che la tenda appunto è un luogo agile, ed è il luogo anche, la tenda è presentata all'inizio stesso del Vangelo di Giovanni, dove si dice che il Verbo dimora presso gli uomini mettendo la propria tenda, facendo la propria tenda in mezzo agli uomini, ed è un modo per dire l'incarnazione. Quindi vuol dire stare dentro alla vita, all'umanità, però con quella agilità, senza quel peso che a volte diamo, no? Basterebbe vedere i nostri traslochi rispetto ai traslochi che ci sono in tanti popoli del mondo. Noi siamo dei pachidermi quando ci portiamo dietro dei tir o dei camion per fare un trasloco. C'è gente invece che fa il trasloco da un posto all'altro con una semplicità assoluta perché non possiede nulla. Questa immagine è un po' banale, brutale, però ci aiuta anche a capire come dobbiamo abitare la terra in maniera molto semplice, senza calpestarla. Qui c'è tutto il discorso ecologico, no? Quella agilità con cui una tenda la prendi e la sposti ci ricorda anche che la nostra vita è un passaggio, che non siamo qui a conquistare nulla, che nulla di quello che abbiamo conquistato vale la pena se non all'interno davvero delle relazioni. Saranno le relazioni, la logica dell'amore, ciò che rimarrà. Nessun'altra conquista di territori rimarrà a noi. Quindi questo ci fa dire anche come la sapienza antica apra la prospettiva di un modello di abitare la casa comune. Grazie. Grazie mille Don Bruno. Appunto la tenda come luogo della precarietà, la tenda come luogo della relazione, del vivere in maniera semplice. E ora vi manderemo a breve un video, che è il video che è stato realizzato da una piccola comunità che si trova nell'entroterra Calabra, quindi la comunità di Civita. Nel video vedremo una piccola tenda che appunto ci rimanda a quella che è la tenda di Abramo, che è stata realizzata appunto nella comunità di Brescia di Civita, che si trova nella provincia di Cosenza. Realizzata da Daniela Manna, che è animatrice del progetto Policoro e animatrice anche Laudato Si. Questa tenda, oltre a racchiudere tutti i significati che un po' Don Bruno ci ha aiutato a capire, sul quale Don Bruno anche ci ha aiutato a riflettere, ha anche un significato, ha un valore storico, perché parte soprattutto da quella piccola comunità ebrea, perché quella comunità ebrea è arrivata nel territorio calabrese in fuga dall'Albania ed è stata accolta proprio nel 1470 nel territorio di Civita. E quindi come la comunità ebrea è stata accolta in quel periodo, nel 1470, proprio nel territorio calabrese, ora è quella stessa comunità che tende la mano ad accogliere l'altro, anche quindi questo senso un po' di alterità, questo senso di apertura, come diceva Don Bruno, una tenda che si apre dai quattro angoli, dai quattro lati, quindi pronta ad accogliere tutti, quindi una tenda e una casa per tutti. Da Civita questa tenda è stata portata dall'animatrice Daniela Manna, da Lungro, quindi dalla diocesi di Lungro, è stata portata in dono a Papa Francesco e rimarrà il simbolo dell'impegno di tutti a rispondere come San Francesco alla chiamata davanti al crocifisso di San Damiano a voler riparare la nostra casa che è in rovina. Oggi tutti uniti, tutti cristiani, appunto questo è un po' stato anche l'obiettivo di questo incontro, questo dialogo ecumenico, il compito di ognuno di noi appunto è quello di riparare la nostra casa, quello di prenderci l'impegno, un po' anche la responsabilità di custodire e di abitare insieme l'oikos di Dio, questa casa di Dio. Quindi se ora Elena ci manda il video e vedremo il passaggio di questa tenda tra i ragazzi fino ad arrivare a Papa Francesco.
Ora lascio la parola a Don Giuliano per il suo messaggio e poi per la preghiera finale. Ma io sono molto contento di questa esperienza, ho sentito e gustato una fraternità straordinaria. Di fatto abbiamo abitato una tenda e questa tenda ha permesso a noi non solo di dialogare secondo la radice greca, dialogos, ma anche di colloquiare secondo la radice latina. E la radice latina, il colloquio, è il parlare insieme. E questo permette all'uno di ascoltare l'altro e all'altro di reciprocamente dialogare, parlare, comunicare. Quando accadono queste cose, accadono dei fatti molto concreti. Per esempio, tra le mie mani, qui c'è il messaggio congiunto del Santo Padre Francesco con Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, e Sua Grazia Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury. Oggi hanno mandato un messaggio congiunto proprio sul tema della salvaguardia del creato. E poi chiedendo ai leader mondiali di prepararsi con attenzione all'incontro che a novembre avranno a Glasgow. Ma 20 anni fa, è stata firmata una carta ecumenica. E il nono punto di questa carta ecumenica parla della salvaguardia del creato. E a questo nono punto ci sono ben due punti dove si dice ci impegniamo. Quando si parla insieme, si colloquia insieme, ci si ascolta insieme, si diventa capace di costruire una tenda, cioè si diventa capace di costruire cose nuove. E vedere che ci sono dei giovani che oggi si sono messi a dialogare insieme, e qui io sento e gusto una società nuova, sia nella sua dimensione religiosa, sia nella sua dimensione politica, sia nella sua dimensione sociale, economica ed ecologica. Quindi vi dico grazie per la testimonianza che oggi ci avete dato. Grazie mille Don Giuliano, e ora ci salutiamo un po' con la preghiera finale che Silvia e Rocco ci aiuteranno a pregare insieme. No, Francesco, scusami, la preghiera di Don Giuliano. Sì. Don Giuliano, tocca ancora a te, con la preghiera del Creato 2021. Creatore di ogni cosa, ti siamo grati perché dalla tua comunione d'amore hai creato il nostro pianeta affinché fosse una casa per tutti. Con la tua santa saggezza hai creato la terra per produrre una diversità di esseri viventi che riempie il suolo, l'acqua e l'aria. Ogni elemento del creato ti loda nel suo essere e si prende cura l'uno dell'altro dal proprio posto nella rete della vita. Con il salmista cantiamo la tua lode, che nella tua casa anche il passero trova una casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Ricordiamo che chiami gli esseri umani a custodire il tuo giardino in modo da onorare la dignità di ciascuna creatura e conservare il proprio posto nell'abbondanza di vita sulla terra. Ma sappiamo che la nostra volontà di potenza spinge il pianeta oltre i suoi limiti, il nostro consumo è fuori dall'armonia e dal ritmo e dalla capacità della terra di guarire se stessa. Gli habitat vengono lasciati sterili o persi, le specie si perdono, i sistemi falliscono. Dove sciogliere tane, cime montuose e abissi oceanici un tempo brulicavano di vita e relazioni. I deserti aridi e umidi giacciono vuoti, quasi mai creati. Le famiglie umane sono sfollate dalle insicurezze e dal conflitto. Emigrano in cerca di pace. Gli animali fuggono da incendi, deforestazione e carestia, vagano alla ricerca di un nuovo luogo per trovare una casa, deporre i loro piccoli e vivere. In questo tempo del creato preghiamo affinché il respiro della tua parola creatrice tocchi i nostri cuori, come nelle acque della nostra nascita e del nostro battesimo. Donaci la fede per seguire Cristo fino al nostro giusto posto nella comunità amata. Illuminaci con la grazia di rispondere alla tua alleanza e chiamaci
a prenderci cura della nostra casa comune. Nel nostro coltivare e custodire rallegriamo i nostri cuori nel sperare che partecipiamo con il tuo Spirito Santo a rinnovare il volto della tua terra e a salvaguardare una casa per tutti. Nel nome di colui che è venuto ad annunciare la buona novella a tutto il creato, Gesù Cristo. Amen. 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 Silvia e Rocco ci accompagnano con l'ultima preghiera. Vieni, Signore Dio, poni la tua tenda in mezzo a noi affinché possiamo ogni giorno essere ospiti della tua parola che dona vita e che continua a soffiare sulla Chiesa, dandoci la forza di essere discepoli per continuare ad annunciare il Vangelo dell'accoglienza e della fraternità universale. Vieni, Signore Gesù, abita la tenda in mezzo al tuo popolo, perché possiamo incontrarti e riconoscere nel tuo volto di Figlio di Dio il volto di ogni nostro fratello e sorella che vive, spera, lotta e ama. Vieni, Spirito Santo, aiutaci a piantare la tenda della nostra quotidianità in un tempo di precariato. Fa che in essa possiamo trovare riparo e sicurezza. Donaci il coraggio di abitare questo luogo simbolo del presente, del qui e ora, spazio che ci riporta alla concretezza delle cose, all'essenziale. Fa che il mondo, la nostra casa comune, opera nelle tue mani, possa essere come una tenda pronta ad accogliere tutto il creato. Maria, prima tenda che hai accolto il Figlio di Dio nel tuo grembo, aiutaci ad essere vere sentinelle di speranza nel cammino di ogni giorno. Amen. Grazie a tutti. Ora ci salutiamo con un momento particolare. Il termine Amen deriva dall'aramaico e significa essere stabile, indicava il picchetto, quindi fissare bene la nostra tenda e quindi anche tener cura a questa tenda che è il nostro, la nostra casa comune, è la casa per tutti, è l'oikos di Dio. Allora, mentre ascolteremo questa canzone che un po' si traduce in un saluto e un ringraziamento a tutti voi, vi invitiamo ad ognuno di voi a scrivere in chat il proprio Amen, questo Amen che deve tradursi nell'impegno che ognuno di voi si prenderà nel lavorare, nella propria diocesi particolare, nel proprio terreno particolare, si impegnerà a lavorare per ricostruire la casa comune, per difendere e per costruire la propria casa comune, che poi è la casa di tutti. Grazie. E prima di salutarci, io volevo ringraziare innanzitutto Francesco per l'ultima preghiera, perché l'ha scritta di suo pugno. Ringrazio poi Don Giuliano, Don Bruno, Gabriella, Cindy ed Elisa. Un ringraziamento va a Elena del movimento Laudato Si per il supporto tecnico e poi il ringraziamento a Cecilia per coordinarci in tutte le nostre iniziative come equip Giustizia e Pace. Intanto io vi do la buona serata, buonanotte a tutti e grazie a tutti per essere stati con noi. Il ringraziamento a tutti voi e un pensiero al papà di Rocco che è partito 4 anni fa. Grazie di essere stato qui, Rocco. E grazie a tutti. Mentre facciamo questo momento finale, chi ci deve lasciare, chi viene chiuso dentro la cieca, può andare via, grazie a tutti. Notte, le nebulose le comandano.